Mi rimetto all'Aula. Identici 8.1 Spadoni, 8.50 Gianluca. Frusone. Favorevole. Artini. Favorevole. 8.2 Scagliusi, identico all'8.51 favorevole. Gianluca Pini. Frusone. Favorevole. Artini. Favorevole. Identici 8.3 Grande, 8.52 Gianluca Pini. Pini. Favorevole. Frusone. Favorevole. Artini. Favorevole. Grazie, abbiamo ancora l'1.50 Gianluca Pini. Pini, favorevole. Favorevole. Frusone. Mi rimetto all'Aula. E Artini. Mi rimetto all'Aula. Grazie, il governo. Grazie Presidente, conforme al relatore di maggioranza. Molto bene, grazie. Allora siamo all'1.1 Basilio, identica all'1.50 Gianluca Pini. Se nessuno chiede di intervenire, lo pongo in votazione con il parere contrario del relatore di maggioranza del governo e quello favorevole dei relatori di minoranza, ad eccezione dell'onorevole Artini, che si rimette all'Aula. La votazione è aperta. Colleghi, vi prego di rimanere ai vostri posti. Massa. Qui è contrario anche il parere della quinta commissione, per stare più... Ci siamo, colleghi, abbiamo dato tutti? No, Massa non riesce a votare. Simone Valente. Colleghi, vi prego di rimanere al vostro posto perché dobbiamo fare una serie di voti. Galgano. Altri colleghi che non riescono a votare? La votazione è chiusa. Presenti 371, votanti 336, astenuti 35, maggioranza 169, favorevoli 69, contrari 267, la Camera respinge. Siamo agli identici 1.2 Corda e 1.51 Gianluca Pini con il parere contrario del relatore di maggioranza del governo, favorevole del relatore della Lega Nord e del Movimento 5 Stelle, contrario dell'onorevole Artini. Se nessuno chiede intervenire, la votazione è aperta. Di Gioia, Stella Bianchi. Ci siamo? Abbiamo dato tutti? No, Simone Valente. Ok, altri? La votazione è chiusa. Presenti 376, votanti 341, astenuti 35, maggioranza 171, favori 73, contrari 268, la Camera respinge. 1.3 Duranti, parere contrario del relatore di maggioranza del governo, del relatore Pini, favorevole relatore 5 Stelle, contrario onorevole Artini. La votazione è aperta. Chi non riesce a votare, alzi la mano. Zan. Palma. Gianmanco. Covello. Ci siamo? Abbiamo dato tutti? La vota. Giorgis. Brescia. Ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti 376, votanti 365, astenuti 11, maggioranza 183, favori 84, contrari 281, la Camera respinge. Identici 1.4 Paolo Bernini e 1.52 Gianluca Pini. Qualcuno chiede intervenire? No, quindi con il parere contrario del relatore di maggioranza del governo della quinta commissione, favorevole Lega Nord, relatore Movimento 5 Stelle, si rimette all'Aula l'onorevole Artini, la votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Onorevole Di Battista, prego. Duranti, Di Vita. Duranti, perfetto. Di Vita ancora non riesce. Di Battista. Ok, ci siamo, abbiamo dato tutti? La votazione è chiusa. Presenti 391, votanti 379, astenuti 12, maggioranza 190, favori 99, contrari 280, la Camera respinge. Siamo agli identici 1.5 Basilio e 1.53 Gianluca Pini. C'è il parere contrario della quinta commissione, del relatore di maggioranza, del governo. Prego, onorevole Pini. Grazie Presidente. In linea con quello che è il contenuto del decreto che è in fase di conversione definitiva, si spera, in quest'Aula, visto che si prevede la copertura effettivamente fino al 31/12/2016 e che le missioni
previste al comma 1 dell'articolo 1, cioè relativamente alla zona dei Balcani, sono a tutti gli effetti ormai esaurite nella loro funzione prevalente, cioè quella di stabilizzazione, anche perché se nella stragrande maggioranza di queste aree si sono verificate da parte di tutta una serie di paesi richieste di adesione all'Unione Europea, non si capisce onestamente che senso abbia mantenere una posizione militare da parte di uno Stato